Allora, cari amici, siamo qui per leggervi tante cose, ma prima delle letture che io vi farò e che vi lasceranno un po' perplessi e anche esilarati, perché dobbiamo dire le cose come stanno, e quello che è successo, Orazio, detto soprannominato Bruto. Bruto. Con attisola. Sì. Perché aspira a diventare un tirannicida. E dopodiché vai. Parto dalla fine del discorso che abbiamo, diciamo, imbastito come canovaccio, perché anche noi abbiamo i nostri canovacci, così lo sanno anche i nostri amici che anche ci Canova, fanno... anche il grande Canova faceva i canovacci. È per questo che l'hanno ucciso. Sì. Certo, la storia di Canova. Mi confondevo. Eh sì. No. È una questione di... Però Canova, canovaccio... circa 150 anni, vabbè, ma... Vabbè. Tanto stiamo lì. Mi sono... uno sbaglio di errore. Ma tu l'immagini che dal 1816... dal 1816... Canova era quello che ha fatto le cose borghese. Città, Paolina Borghese. E dal 1816 a oggi sono passati solo 200 anni. Certo. Cioè dalla fine dell'epopea napoleonica. E da tutto quello che ne è uscito fuori, perché parleremo anche di queste cose importanti. Sono passati solo 200 anni. Però guarda, ho fatto l'altro ieri un riferimento alla signora Raggi, la quale in 100 giorni praticamente è riuscita solo a demolire il suo costrutto consigliare, diciamo. Sì. Così, no? Sì. Cioè, vera emula di Napoleone. Appunto, in 100 giorni Napoleone ha fatto la riconquista della Francia, esattamente, la nuova Costituzione. Sì. E ha cercato di ricostruire l'impero. Delle battaglie, perché... E le ha vinte, ha fatto le battaglie e le ha vinte. Meno l'ultima, le altre le ha vinte tutte. E così la signora Raggi, insomma, ha un esempio da emulare, se vuole. Ecco, questo è come, diciamo, piccola introduzione. Poi, per, diciamo, fare un attimo un riferimento, noi abbiamo fatto una quantità industriale di denunce, ormai ho perso proprio il conto, non lo so, penso che siamo veramente oltre le 200, 150, 200 contro le istituzioni, per fatti diversi uno dall'altro, ovviamente. Una di queste, ovviamente, come molti sanno, perché l'attenzione della gente si focalizza quando c'è un interesse personale, certo, sulla cosa, è coinvolto nella storia che legge. Nella scarsella. Esatto, e quindi noi abbiamo avuto, diciamo, un grosso feedback, diciamo così, all'inglese, per capire un concetto che è molto usato. E quindi abbiamo avuto un ritorno di risposta dai nostri interlocutori molto importante sulla denuncia che abbiamo fatto contro la legge del cazzo che ha emanato... No, assolutamente illegale e anticostituzionale. Anticostituzionale, e che noi abbiamo, giusto per questo, appunto denunciato in tutte le maniere. E la cosa importante da dire è che in questo fatto ci sono coinvolti 16.675 esattori e fornitori di energia elettrica. Fornitori di energia elettrica che, secondo la legge del cazzo, questo governo del cazzo ha pensato di far diventare esattori. Allora, uno che ha una concessione governativa può espletare l'azione di operazione autorizzata dalla concessione solo e soltanto nell'ambito della concessione. Non può esondare rispetto a quella concessione e andare a fare lo spazzino comunale quando lui ha la concessione per fare il tabaccaio. Esatto. Sulla strada. No, non può, è illegale. E invece il nostro signor Presidente del Consiglio, di un governo illegale, di un Parlamento illegale, di un Presidente della Repubblica illegale, che noi abbiamo metodicamente denunciato nel corso degli ultimi... da quando è partita tutta la storia, dal 2013, e che oggi finalmente vediamo nella sua più efferata
violenza nei confronti dei cittadini e riduzione dei diritti dei cittadini, perché addirittura ci hanno tolto alle province la possibilità di eleggere chi cazzo vogliamo noi alle province, e invece le province, 10 province più grandi dei 10 capoluoghi di regione più grandi sono stati sottratti alla volontà popolare e al diritto di eleggibilità e di essere eletto che ogni cittadino ha regolarmente stabiliti dal testo della Costituzione. Esattamente. Quindi, ecco. Ma che sono i principi essenziali? Tu prima parlavi delle norme che rimaste nella storia, perché il codice giustinianeo è il codice, cioè è quello su cui si basano tutti i codici successivi. Perché prima non c'era un codice organico, prima di Giustiniano. Però nell'ambito della codificazione giustinianea sono state prese tutti gli elementi essenziali, certo, che del diritto pubblico, che del rapporto tra l'individuo e il pubblico. Certo. Per cui il codice giustinianeo riassume tutti gli elementi essenziali del diritto romano. Uno dei cosiddetti modelli rappresentativi dei diritti è lo intuitus personae. L'intuitus personae è proprio quello che dicevo io un attimo fa, e cioè se io do la licenza dal tabacchino a uno è perché io credo che quel tabacchino ha la competenza, la conoscenza, riconosce le normative, c'ha il personale adatto, c'ha il luogo adatto, c'ha i tecnici adatti, che ne so, per fare la rivendita del gas tipo Italgas, per capirci, perché il tabacchino ovviamente bastano poche risorse, no? Pochi elementi positivi per dargli una concessione. Ma quando più la concessione è complessa, per esempio l'esazione delle tasse, i fratelli Salvo troppi agganci avevano dovuto avere con la mafia, quella che comandava. Che comandava e che continua a comandare, questi bravi fratelli. Certo. Ma ne conoscevamo uno qui noi. Io mi ricordo, i giovani di oggi non hanno spessore storico. Stavo venendo dalle parti mie, dove avevo comprato della roba, tra cui anche della carne, del vino eccetera, perché in campagna si pagava di meno, e venivo qui a Roma. All'altezza di Prima Porta fui inseguito da un tale in motocicletta, il quale mi si fermò, dice: oh, tu sei passato? Lige! Che succede? Lige, devi pagare il tasso. Era molto meglio, fuori era lì chilometri zero, sì. Perché quando tu avevi la carne macellavi dentro casa, o certo, era il maiale o certo, la vacca, se tu lo mangiavi lì non pagavi un cazzo, anche se lo vendevi a qualcuno che arrivava. Certo. Arrivava qualcuno nel potere a comprare il maiale e tu lo vendevi e pagavi un cazzo di tassa. Però se andavi fuori del comune, nel momento che passavi sulla strada dove c'era il dazio, tu dovevi pagare il 4% della carne. Aspetta, no, inizialmente entro un certo numero di chilometri era il 2%, dopodiché progressivamente arrivava fino al 9%, massimo il 9%, non il 23%. E quindi questo per dire che c'era una progressività giustamente impositiva, perché così ti faceva dare la priorità del benessere al contado, al locale. Come deve essere? Così tu c'hai il concetto della fratellanza, della partecipazione, della comunione, del rispetto del vicino. E poi c'è anche la sanzione, no? Che è relativa appunto a questo, cosa che adesso non ci può essere in un clima ovviamente di mondialismo. Voglio ricordarti che uno dei grandi proprietari di questa catena di dazi era Campilli, noto esponente democristiano, tanto per cambiare. Quindi i fratelli Salvo non erano niente di particolare. Sì, no, erano sono preesistiti, democristiani. Sono dinosauri che sono, diciamo, succeduti alla conversione dell'IVA, ecco, quella del 72 del ministro Visentini. Allora, figlio di puttana. Non a caso esponente di della quella corrente, filosofia. Capitalista, finanziario, mondialista, cioè tutto è collegato. C'è un filo conduttore in tutto. Sempre. Però bisogna riconoscerlo, questo filo conduttore, e che richiede conoscenza, appunto, capacità. No, soprattutto poi quelli che ci ricordano certe cose relative alla mafia, ma la mafia è quella che comanda oggi in Italia. Quando io dico che la mafia romana è esistita e continua a esistere e che sta creando, con una modalità veramente mafiosa, dei grossi problemi all'attuale amministrazione comunale,
perché è lì lo spirito, no? Li facciamo ballare, no? Li facciamo ballare. Ma a, facciamo dei, a dei ragazzini così li fanno ballare, esatto. A noi ci farebbero grandi pipponi. Certo, ci dovrebbero sparare all'uscita all'uscita della sala di Giulio Cesare, certo, ecco, giusto lì ci possono fregare. Certo. Quello mi ricorda anche quel noto esponente della catena andreottiana che a un certo punto fu fatto di Anzio. No, aveva a che fare con le ferrovie, vedi caro. Quello che morì a 50 anni con un tumore. No, ma era un tumore indotto, eh? Era un tumore indotto, non era chiaramente psicosomatico. Ma poi lui non era di Anzio, era di queste parti qua. Era di Sbardella. Era di queste parti, era Viterbese, del Viterbese. Ah, vabbè. Tale Sbardella chiamato il pirata, lo squalo. C'entra lo squalo con il pirata. No, poi beh, è venuto quel nome lì. Vabbè. Allora, cari amici, noi siamo... Completare. Quindi lo ius per intuitus, l'intuitus persone che risale appunto al diritto giustinianeo è quel concetto di concedere a qualcuno la realizzazione di una risorsa, di un bene, di una consulenza, di quello che cavolo vi pare, a qualcuno che c'ha, è risaputo, che abbia le qualità, le doti, le conoscenze, la tecnologia, la cultura, le dimostrate, risorse, dimostrate, presentate a seguito di domanda ufficiale. Certo, cioè io una torre Eiffel non gliela posso far costruire a uno qualunque, deve essere l'ingegnere Eiffel. O qualcuno che sia il quale dovete combattere una battaglia enorme, appunto. Quindi se Eiffel fa così e quest'altro invece gli dai, che poi la maggior hanno parte tirato pure fuori la storia della guerra, no, che lui era tedesco, certo, e tutte le cazzate che sappiamo ne hanno fatti tutti con lui. Allora, ed è diventato il simbolo persone di Parigi. Oggi se vedi una fotografia di Parigi, certo, è al 90% è la Tour Eiffel, non è certo Versailles e men che meno il Louvre, è la Tour Eiffel, mi pare ovvio, oltretutto, e men che meno la grande cattedrale gotica, oltretutto, che viene in secondo tempo, certo, in un secondo momento. Certo, certo. Allora, se tu hai finito, Ho finito, allora passiamo all'attualità. La prima cosa dell'attualità è riguarda la morte di padre Amort. Allora, questo si chiamava Amort, non so perché, comunque era italiano. Sì, sì. Amort RTH. Allora, qui si parla di una faccenda che io ho appreso con orrore quando ho letto qualcosa relativo alla biografia di Amort. Dunque, Amort faceva mediamente una decina di esorcismi, attenti, facciamo un ragionamento giusto, al giorno. Poi assieme a lui in Italia operano circa 250 esorcisti. Io mi dico, se tutta sta gente opera in questo senso, ma gli italiani sono tutti assatanati, me lo dovete dire, fai i conti. Sono 3.000 casi, 3.500 casi all'anno. Ma 3.000 come? 3.600. No, per lui. Per lui, certo. Per lui, moltiplica per altri, sono centinaia di migliaia. Tutti assatanati, tutti col salto tra le palle. Magari non è quel numero lì esatto, magari. Ma saranno 3.000, 3.500, 10.000, 20.000. Ma scusate un minuto, ma allora gli altri dove stanno? Mi viene detto che padre Amort si avvaleva anche dell'aiuto, io vorrei entrare nella logica dei concetti, non dei fatti ripetuti stancamente. Mi viene detto che padre Amort si avvaleva anche della competenza e della consulenza di due psichiatri. Ora, a parte il fatto che la psichiatria tutto è fuorché una scienza esatta. Assolutamente. Ecco, però questo lo dobbiamo dire chiaramente. E io, se mi permettete, lo so, perché a contatto con i psichiatri ci ho vissuto un'intera esistenza lavorativa. Ma a parte questo... Io non ne ho conosciuto uno sano di psichiatro. No, ma è vero. Quando tu stai a che fare continuo con della gente che sbarella dal punto di vista della diventa logica, diventa la normalità per te. È una specularità, guardate che è veramente duro. È veramente duro. Ma d'altra parte chi va col zoppo impara a zoppicare. Esattamente. E quindi quando tu vai continuamente per una vita con i matti diventi un po' sballato pure te. No, molto. Poi devi avere certe viti
un po'. Noi abbiamo anche qualche amico, sì, qualche conoscente. Che dicono che sia stato il vino, sì, dicono che sia stato il vino, ma insomma. Allora, diciamo, devi avere delle viti che si allentano un po', e allora sai, capisci? Come quando in una macchina alcune viti si slentano, va, la macchina cammina tutto un po' così. Certo. Allora io mi chiedo, a parte tutto questo, chi possono essere questi due consulenti? A che titolo possono fare da consulenti? Mi chiedo, anche per quanto riguarda i rapporti, in un certo senso, di amicizia, di vicinanza e soprattutto di comunanza religiosa, sono questi psichiatri a livello di contestare, no, l'operato, no, del sacerdote che fa, che fa gli scongiuri? Perché la questione è veramente, a mio avviso, profonda. Chi ha a che fare con la vita, chi ha a che fare con la società, chi ha a che fare con certe specifiche competenze, sa perfettamente che i rapporti sono relativi. D'altronde, qualora io fossi il prete che fa gli scongiuri, che scaccia il demonio. Io vorrei vedere qualcuno che l'ha conosciuto davvero il demonio. Sì, no, ma entreremo anche su questo argomento. Allora, il buon demonio. Allora, a parte questo, è questo psichiatra in condizioni di dire no, quello non gli devi fare le cose per le quali è veramente matto? Chi può dirlo? Non lo potrà mai dire nessuno, per cui giustamente dice guarda, qui c'è sta il diavolo, io dico che c'è il diavolo non c'è sta, a me mi sembra che è matto. A scanso, cacciamo il diavolo. Tra le tante cose che ci ha detto padre Amort, peraltro personaggio notevole, intendiamoci bene, nello smascherare certi cristianucci da quattro soldi, certi catto comunisti. Tra le tante cose ha raccontato come non esiste un diavolo solo, ma tanti. Capito? E poi aveva ragione Dante, no? Nei vari gironi c'era Farfarello, no? Sì, come no? C'erano tanti che lui chiama col nome giusto, no? Quello che aveva del cul fatto trombetta, riferito a qualcuno però anche che gli sente in vita, Esattamente, no. È chiaro. E non a caso, personaggio molto importante. Ed è anche qui, anche adesso, c'è tanta gente che talmente mangia che non può fare altro che andare avanti scorreggiando. E mi viene in mente una barzelletta che direi un'altra volta. Allora, è tanto vero che lui una volta ha raccontato che si fanno una guerra tra di loro questi diavoli. E lui aveva cacciato, stava cacciando via un satrascio, chissà che cacchio era, e quello gli ha detto no, non mandarmi via. Che lì mi fanno fuori. No, cioè, sì, non mandarmi via. E lui gli ha detto perché? E dice perché sennò subentra Satana. Allora, l'ultima cosa che ha detto padre Amort è la più bella, perché sono dichiarazioni tipiche di uno che scaccia il demonio, no? Dice. Perché ci crede. Che Dio è più bello del demonio. Allora, a questo punto mi devi dire come se fai? Tu l'hai visto. Certo. E qui c'è poco da fare. L'hai visto? No, ma devi aver visto anche Dio. Allora, da questo punto di vista voglio riferirmi a quello che disse un grande critico d'arte. Tra l'altro era anche nonno di una grande attrice, una bellissima attrice. E questo qui... Lui si chiamava Berenson, e non so se ti ricordi quella bellissima ragazza. No. Berenson è vissuto praticamente in Toscana, è stato uno dei più grandi critici d'arte che noi abbiamo avuto. Era svedese, finlandese? Lui era di origine... Norvegese? No, era di origine lituano, di quei paesi baltici. Sì, sì. Berenson o Berenson, andatevelo a vedere perché è stato un grandissimo critico. A livello, diamoci bene, io ho una grande stima per Sgarbi, e Sgarbi si avvicina molto a tipologie su quel tipo lì. E quando il Papa, all'epoca Pio XII... Pensa che ha fatto Sgarbi, ha mandato un video ieri su Facebook in cui lui doveva raccontare un episodio che lui stava su un aereo del Swissair e doveva andare al cesso a cagare. E allora va a cagare e mentre cagava sente bussare come con violenza sullo sportello del cagatore.
e viene allo studio e gli dice: esci, questo è il cagatore di prima classe. E lui ha fatto la propaganda e qui ha detto: non andate su Fisher, che sennò se mentre cagate mi vengono a rompere il cazzo. Troppo forte. Troppo bello, troppo bello. No, non a caso Vittorio è anche l'amico, quindi. Ma guarda, le cagate, se ci vede. Allora, le cagate che si fanno nei cessi di prima classe sono profumate, e quella è la differenza, capisci? Poi le buttano comunque giù, comunque sulla testa, poi dicono che sono cagate di uccelli, ma in realtà sono quelle lì. Allora, questo Berenson, quando il Papa disse mi è apparso Cristo, Berenson giustamente disse, ma in quale stile gli è apparso? Certo. Oh, allora, spiegamelo, perché molti non lo potrebbero capire. Siccome la figura l'iconografia, fisica, diciamo. L'iconografia, sì, la parola più giusta, è di Cristo, è quella fatta da tutti i grandi artisti, ciascuno però nel suo stile. Aspetta, bisogna dire la grande mutazione che c'è fra la rappresentazione iconografica bizantina di Cristo, esatto, e quella successiva rinascimentale. Esattamente, è fondamentale. C'è una differenza abissale. Esattamente. In quella bizantina appare con la barba lunga, ma con i capelli e la barba nera, con una fisionomia tipicamente medio orientale. Ma soprattutto dietro c'è il simbolismo costantiniano, dietro c'è quella detta aureola e c'è la croce, certo, con le gambe uguali tra con di quella loro. Di Sant'Andrea, appunto. Esattamente, è importante questa cosa. Mentre invece il simbolismo è evidente. Certo, mentre invece in quella rinascimentale e poi successiva diventa biondo con i baffi lunghi invece che con la barba semplicemente. Esattamente. E poi con gli occhi celesti, eccetera, eccetera. Allora, per ritornare alla... Senza più la croce nell'aureola. Sì, per ritornare alla frase di Berenson, e voglio ricordare che tu non puoi millantare delle cose che non le sai e vai raccontando le balle, perché questa frase di Berenson è stata più che sufficiente. Hai visto il Papa, mi dici come era vestito. Certo. Certo. E in quale stile era vestito? Se no sei un buffone, se no sei un millantatore. Era vestito? Poteva anche non essere vestito. Ma appunto, era apparso... No, è da spiegarci, intanto perché io quando parlo con qualcuno che parla di religioni a qualunque livello, gli dico: senti, ma sei sicuro che la religione è antropocentrica oppure esocentrica? Non è mica detto che sia un uomo, potrebbe essere un orso, un verme, una meba, un extraterrestre soprattutto. Sì, un extraterrestre. Come ci insegna, come alien. Come alien. Che cazzo ne sai di che veramente natura è Dio? Ma a parte che noi sappiamo che Dio è la natura, è l'universo, è la massa. Si identifica con l'uno. Certo. L'unità trascendente o meno, certo, della vita intrisa nella natura. Certo. Ma nella natura in senso più ampio possibile. Esattamente. In tutta prima le manifestazioni, nel tempo, nello spazio, eccetera. Esattamente. E quindi tu quando mi dici ho visto Dio che aveva i parlamenti dell'iconografia bizantina, mi hai detto una cazzata. La stessa cosa se mi dici con l'iconografia rinascimentale. Mi hai detto una cazzata. Esattamente. Tanto è vero che adesso, presi dal raptus di doversi modernizzare, io ho visto dei quadri in cui che vengono esposti. Sono vestiti da motociclista. No, è quello Marlon Brando. Basta prendere Marlon Brando, gli togli la faccia di Marlon Brando, gli metti la faccia di Cristo, gli metti quel berretto così, che poi quel berretto è stile Berlusconi, perché poi Berlusconi era quella famosa fotografia. Come hanno fatto anche in epoca bizantina a capire che il viso di Gesù Cristo e di Dio era quello? Certo. Quando non ci sono stati per tre secoli di rappresentazioni, esatto, perché Dio veniva rappresentato con i due pesci. Non solo, ma poi il buon pastore. Il buon pastore che era frequentato nelle chiese di osservanza bizantina è un giovane glabro, sbarbato, che segue le pecore, quindi l'identificazione col buon pastore è un'identificazione idilliaca, che riguarda loro. Io preferisco le pecore magari guardate dalla dea Diana, no? È molto più divertente, molto più bella, a caccia di
di cervi, di daini da mangiare assieme, certo. Ben inteso tutti e due nudi e facendo il bagno in un ruscello a Rio Stesco, con la cascata qui vicino, sì. Oh, quindi io direi che da questo punto di vista abbiamo detto quello che pensiamo di queste faccende. Poi fermo restando che io ne ho viste talmente di tutte e di tante, che ci possono essere anche delle manifestazioni di alienazione dovute a, probabilmente a un impossessamento. Bisogna vedere che questi possessi, questi una volta li bruciavano. Da che derivano? Li bruciavano e vedevano, appunto, usciva dalla bocca, no? Questi demoni uscivano dalla bocca mentre li stavano bruciando. Era esclusivamente ovviamente fiato che usciva. No? Certo. Vabbè, e dicevano che erano i demoni che gli probabilmente li bruciavano. Siccome stavano bruciando era vapore acqueo. Ma infatti, ma certamente. Allora, rimanendo sempre nell'ambito di letture interessanti, questo è molto bello, ti piacerà molto, perché anche tu sei di origine romagnola. È la Repubblica del 7 settembre 2016. Ora a Palazzo Venezia c'è una esibizione, diciamo così, di carattere teatrale che si chiama Festival Short Theater 11, che è iniziato esattamente, mi pare, il 16 settembre o il 7 settembre, con un titolo, Lus, di Nevio Spadoni in romagnolo. Mi dispiace di non averlo letto per tempo, se no ci andavo, perché l'idea di una pièce teatrale in volgare di Romagna. Ah, è bellissimo. È appunto. Ma adesso siccome c'ha una sonorità veramente notevole. Poi l'argomento è troppo bello, io devo leggere due parti che sono abbastanza interessanti. Uno riguarda le considerazioni che l'attrice principale fa, che si chiama Ermanna Montanari, tipico nome romagnolo, lei fa di questa Montanari lingua. Montanari come il suo avo, forse? Sì. Montanari sono moltissimi in Romagna. Vabbè, poi può essere stato anche un suo avo, quello che è stato assassinato nel 1825, è ghigliottinato da sua santità Papa Pio IX. Appunto, Clemente VIII mi pare. Clemente VII, 1825. No, era Pio IX, 1840. Clemente 41. Clemente VIII? No, forse XIII. Clemente era. Vabbè, comunque. Era Clemente, infatti, sì. Era molto Clemente. Li ghigliottinava su. Ci hanno fatto quel quando meraviglioso film. Abbiamo incontrato i due pellegrini, sì, che fanno qui la strada francigena che passa qui alle nostre spalle, ogni tanto si vede che arriva e la percorre qualcuno. Questa strada francigena portava in epoca medievale, a partire dal 1300, ma anche prima, perché certo, i pellegrinaggi ci siamo già prima, sempre sono ma stati. A partire dal 1300, con l'indizione del primo giubileo. Da parte di Bonifacio VIII. Bonifacio VIII per fare quattrini. Per fare quattrini e fare cassa. Non era possibile fare i quattrini. Per fare cassa, beh, ma d'altra parte era un ragioniere, Certamente. Era proprio ragioniere, lui era contabile, prima di fare il Papa, era il contabile della... Ma che novità! Come la maggior parte dei papi successivi, contabili, ragionieri, banchieri e figli di banchieri. Allora, stavo dicendo, abbiamo incontrato prima due pellegrini che erano probabilmente erano danesi, finlandesi, una cosa del genere. E io avevo detto "The Pope is a killer", e questo mi guardava e diciamo "che cazzo sta di questo?" E invece no, era che allora, prove inconfutabili che sia un killer, questo non ce ne sono, ma sicuramente che ha fatto il delatore per conto dei generali argentini, sicuramente almeno due, sì, li ha fatti accappare lui, e sì, poi sono stati giustiziati. Poi uno l'ha salvato, uno invece che era un prete l'ha salvato. Certo. Ma perché sai, è la terna, no? Certo. A due sì e uno no. Insomma, ma seppure lui, questo qui attuale, non fosse un killer, nel senso stretto del termine, come pure anche il precedente o gli ultimi tre o quattro, sì, fino agli ultimi tre o quattro erano loro che proprio uccidevano in prima persona, emanavano l'editto di uccisione, di impiccagione, di ghigliottinaggio. Esattamente.
Quindi non scordiamoci, e poi oltretutto non scordiamoci le lotte intestine con assassini vari, con i veleni, anche Giuliani, Luciani per esempio, no? Certo. Loro ci vanno avanti tranquilli, tanto Dio è con loro. Sì, appunto. Ricordiamoci sempre, dopo parleremo proprio anche l'ultima cosa di cui parleremo, che dobbiamo fare proprio un quadro generale di carattere geopolitico relativo a quello che è stato festeggiato ieri o l'altro ieri, il 20 settembre, la pseudo presa di Roma. La pseudo presa di Roma. Ora ricordatevi bene che il Vaticano ha più proprietà oggi a Roma. No, diciamo anche l'entità. 200 miliardi di capitale catastale a computo catastale, non a computo di mercato, di immobili dentro il comune di Roma. Allora, 200 miliardi di euro. Allora. Alla faccia del questua, no, che dicono aiutate i pellegrini, aiutate gli immigrati, i clandestini, eccetera. Cominciassero loro a vendersi qualche cazzo di immobile che hanno e li mantieni per tutta la vita. Allora, hanno, loro oggi hanno una proprietà concreta, cioè proprietà di proprietà, superiore a quella che avevano, di cui non avevano assolutamente bisogno, perché avevano loro in mano la città, eccetera, prima del 20 settembre 1870. Adesso leggiamo alcune considerazioni, sulle bellissime considerazioni che noi ovviamente condividiamo, sulla bellissima questa bravissima attrice che si chiama Ermanna di nome, Ermanna Montanari. Stranissimo, il nome di donna mai sentito. I due, in Romagna, altro che quello. Eros. Ricordiamoci ancora i nomi dei due ghigliottinati, che sono Montanari e Targhini. Diamo la motivazione del perché ci sono questi nomi atei in Romagna. E perché c'è una vecchia tradizione? Perché è dovuto al dominio della Chiesa Cattolica, che lì ha fatto veramente incursioni, ha fatto strame, ha fatto distruzioni di famiglie intere per conquistare, tipo il Montefeltro, no? Tanto per dirne una. Certamente. Certamente. Allora, la cosa che è maggiormente interessante di dire, che vogliamo ricordarlo sempre ai nostri amici, di andarsi a vedere quei bellissimi film di quel bravissimo regista italiano? Sì, quello che ha fatto Nell'anno del Signore, Il nome del Papa Re. Comencini? No, assolutamente. Ferrari? Ma assolutamente no. E questo si è dedicato prevalentemente a questi film di ricordi relativi a quell'epoca, quindi siamo nella Roma papale in ogni caso, e poi ce lo diranno i nostri amici, lo scriveranno sicuramente. Ci correggono sempre. Certo, no, correggono, aiutano. Correggono nel senso che ci riportano le informazioni che noi possiamo ricordare. Comunque ricordo il personaggio, l'eccezionale personaggio di ce l'ho sulla punta della lingua, perché è un regista. Mi dire il nome Maggi, che non è Magni. Magni, bravissimo, ecco. Andateli a vedere, perché c'è un'interpretazione eccezionale. Sono tutti film con interpretazioni eccezionali. Attori di primissimo livello, c'era Enrico Maria Salerno, mi ricordo. Faceva il commissario Papalino. No, Enrico Maria Salerno faceva. Era il giudice, chi era? Faceva il marito di una donna, ma quello. Ma che si era innamorata del rivoluzionario. Che lui credeva che fosse il suo amante. E invece era suo figlio, il figlio di lei, sì, e lui la uccide, e lui uccide questo ragazzo. Sì. Siamo al 1867, sì. Poco prima della battaglia di Mentana. Questo è uno. L'altro, quello che a noi è piaciuto di più, è appunto quello riguarda la ghigliottina di Montanari e Targhini. Ripeto, siamo nel 1825, dove Alberto Sordi fa la parte di un frate, migliori. Sì, non ha capito un cazzo di niente. Continua a capire niente. Perché dice, ma perché lo abbiamo ucciso? Sì, pentiti! Capito? Poi voleva farli andare in paradiso e invece il tempo stringeva. Vabbè, comunque andatelo a vedere. La ragione di Stato sulla ragione, sulla ragione mistica. Il nome del Papa Re, certo. Allora, e poi c'è un'altra bellissima interpretazione di Nino Manfredi,
che fa la parte di Pasquino, oltre lui, molto bello. Allora, dice questa attrice, questo piccolo pezzo teatrale si chiama Lus, che in romagnolo significa luce. Dice questa attrice, non so come spiegarlo, Lus significa luce nel mio dialetto romagnolo. E la voce è un artificio che si costruisce dalla natura. Natura e artificio, un paradosso. E Lus vuol dire voce. Il romagnolo è duro e gutturale. Lontano dalle raffinatezze raggiunge la crudezza delle cose. Potrei definirlo RU, ciò che precede la tecnica, la lingua della comunicazione, l'italiano. E il dialetto è come la lingua degli animali, che noi non conosciamo. È una turbolenza, è il corpo manifesto di un demone che erompe da un tempo senza voce. Lus è una matrice racchiusa dentro una mandorla insignificante e pura, inviolabile. Non so come altrimenti dire. Mettere insieme le spiegazioni di Ermana Montanari in tema di lingua aspra romagnola, in tema di luce che si scrive e pronuncia Lus, e anche intercettare un modo, forse l'unico, per accostarsi a un concerto spettacolo che si intitola appunto Lus. E cioè una fusione, un crocevia, una contaminazione. E poi qui spiega esattamente come si svolge questa manifestazione teatrale molto approfondita, con suoni particolari, eccetera. E leggiamo un ultimo pezzo, che anche questo è molto interessante. E così come la parola Lus è matrigna, infernale e incantatoria, anche il personaggio assunto da Ermanna Montanari rispecchia una veggente guaritrice, forse anche prostituta, delle campagne romagnole. Belda, una figura che all'inizio del Novecento, vittima dell'ipocrisia del paese, si ribella alla codardia degli uomini e si concede un maleficio di morte ai danni di un pretaccio, colpevole di aver disseppellito la madre di lei. E la visceralità di questa figura femminile messa all'indice dalla comunità scoppia in un urlo di controsopraffazione che procede con gli abbacinanti toni dei gorghi della protagonista contrapposti o coadiuvati dal computer di Ceccarelli con musicalità rotta e esaltata dal contrabbasso di Roccato. Ho voluto leggere questo perché io mi identifico ovviamente con questa concezione della lingua romagnola, che appunto è bella proprio, e io me la sento ancora addosso. È una delle lingue verace. Sì, me la sento ancora addosso e sono ben contento di... E soprattutto al pretaccio. A me piace in famiglia moltissimo. Fino a 6-7 anni l'ho sentito. Eppure, certo. Nonostante tutto, io ancora mi ricordo, che ne so, tutti i termini. Esattamente, perché quando si imparano in giovane età, ad esempio nella mia famiglia, che era puramente romagnola, ma da secoli e secoli, nella mia famiglia, proprio la mia famiglia, piccola famiglia, mio padre e mia madre, non si parlava romagnolo. Mentre tutti gli altri parenti, compresi i miei nonni, tutti quanti, parlavano ovviamente questa meravigliosa lingua che si chiama appunto volgare di Romagna. Detto questo e ricordato questo, potremmo anche aggiungere che è una annotazione piuttosto interessante. Io sono sempre stato favorevole a Garibaldi e anche alle spedizioni di Garibaldi, però io voglio dire una cosa, questo poi agli amici meridionalisti che si sono svegliati dopo un secolo e mezzo. Sì, ma grazie a certe operazioni che è molto strano, che godono ovviamente della massima stima, perché facendo revisionismo storico scoprono anche tante altre verità. Esatto. Ovviamente. Quindi per carità, io sono favorevolissimo a questa presa di coscienza, seppure tardiva. Ma è presa di coscienza è seriamente eccessiva, e essendo eccessiva è falsa. È falsa. Bravissimo. Allora, la cosa importante da dire a proposito di un personaggio dalle sfaccettature infinite, come un personaggio, per esempio, come Costantino,
sì. o come Napoleone, esatto. Cioè personaggi di uno spessore, diciamo, cognitivo, certo, così ampio e così distribuito in tantissime discipline, esattamente, esattamente, di conoscenza e di ambientazione e di dibattito poi successivo, non può limitarsi a una sola sfaccettatura del diamante. Esattamente, esattamente. Deve fare una sintesi di tutte le varie persone, come maschere, certo, intese come maschere, che questo individuo ha indossato nel corso della sua vita. Certo. Perché se non prendiamo in considerazione un concetto così ampio, finiamo per sminuire a livello di brigante un personaggio come Garibaldi. Garibaldi è stato anche un brigante, sì, nessuno lo disconosce, ma con un taglio particolare. Ha fatto la guerra di bande, di corsa, no, di bande, ha fatto la guerra di corsa e di bande. E ha fatto la guerra di quando, perché l'unico che si poteva fare per l'indipendenza dell'Uruguay. È stata codificata da Mazzini. Ricordiamoci, sì, che una delle prime opere più importanti, libri scritti da Mazzini, non li ricorda nessuno perché c'è questa immagine, no, ma non lo sanno, buonistica, cioè, non lo, e io ce l'ho il libro intitolato La guerra per bande, certo. Allora, e la guerra per bande è la guerra asimmetrica. Se quegli altri hanno i cannoni e tu noi, non ce li hai, che cazzo frecce devi fare? Facciamo la guerra che facevano gli indiani, esatto, con le frecce. Parlando di romagnoli, voglio però dire una cosa interessante: i romagnoli sono sempre stati volontari dappertutto, con Garibaldi soprattutto, no, ma anche esploratori di estremi, tipo l'amico che ha scoperto l'uomo, il percorso dell'uomo. Allora, guarda, sono i due grandi esploratori che il mondo fa finta di non ricordare, sono stati uno è Romolo Gessi, Ravennate, e l'altro Pellegrino Matteucci, Ravennate, che è stato il primo. Romolo Gessi praticamente chi è l'uomo? Che cos'è l'uomo? È uno degli affluenti del Nilo, per la ricerca delle sorgenti del Nilo che andava avanti dall'epoca dell'impero romano. Esattamente. Allora, Romolo Gessi morì dopo l'ultima spedizione che lui aveva fatto contro i trafficanti di schiavi, non ce lo vogliono ricordare, ma l'unico che ha combattuto sul terreno nel Sud Sudan i trafficanti di schiavi, quando lui li beccava, liberava gli schiavi e li fucilava. Ebrei? Ebrei no, erano arabi, quelli che andavano... Sì, poi dopo li vendevano agli ebrei nel porto di Liberia. Esattamente. E l'altro è stato Pellegrino Matteucci, che è stato il primo che ha attraversato il Sahara a piedi. E anche lui, arrivato alla fine di questa incredibile vicenda, è morto perché era talmente stremato, fu raccolto stremato, e fu portato, mi pare, in un ospedale inglese, mi pare a Londra, dove poi è morto nel brevissimo periodo. Vogliamo ricordare anche queste cose perché è bene che qualcuno lo sappia. Pellegrino Matteucci, tra l'altro, era compagno di scuola del grande scrittore romagnolo Alfredo Oriani, veramente compagno di classe. Detto questo, io volevo semplicemente dire che di tutte le imprese che hanno fatto i romagnoli, nessun romagnolo ha partecipato alla all'impresa dei mille, e questo è significativo perché già l'impresa dei mille si prefigurava come un'operazione di avanguardia nei confronti del Piemonte e delle imprese e delle lobby inglesi. Esattamente, quindi hanno attribuito questi nostri soliti amici a Garibaldi le crudeltà che invece hanno fatto altri, il piemontese, avvalendosi oltretutto di tanti altri, di Cialdini per esempio, a parte quello, ma Bergamaschi e di tutta quell'area lì, diciamo così, no? Brescia, sì, cioè sì, quell'area, Bresciani, sì, sì, quell'area che arrivavano da lì, sì, ma soprattutto da quell'area della Padania. Ma venivano da lì perché c'erano i reduci dei cacciatori delle Alpi, che erano di lì. I cacciatori delle Alpi erano del 1866, attenzione. Appunto, erano i reduci che avevano combattuto con Garibaldi lì. Con Garibaldi nel 61, cacciatori delle Alpi nel 66. Sì, giusto. Quando è il contrario. Quando Garibaldi aveva conquistato e fu costretto a tornare indietro. Confuso, era esattamente il contrario. Quando Garibaldi aveva già conquistato il Trentino e lo fecero tornare indietro, sì, sì, e scrisse il famoso telegramma obbedisco. Stranamente quell'area lì è anche l'epicentro della Lega,
cioè della, sì. Ricordiamoci, allora lì lo zoccolo duro della Lega è quello. C'è una storia che non ti ho mai raccontato. Vai. Allora, nel 1994, più o meno, 94-95, mi è venuta in mente l'idea di una moneta come buono sconto, molto prima del signor Pierluigi Paoletti, 93-94, forse 95 esagerato. E allora, non mi ricordo come e perché sono passati un bel po' d'anni oramai, ma entrai in contatto io, o mi contattarono loro, con una società di intermediatori finanziari che aveva sede a Bergamo e che aveva sede in una strada particolare che è la strada dei Francesi, dove ci sono tutte una serie di società di ordine finanziario, assicurativo, eccetera, che stranamente sono tutte concentrate lì. Nel tempo ho avuto vari incontri con questi personaggi, per cui abbiamo poi definito una moneta locale che serviva a creare una specie di consorzio forse tu ti ricordi quando c'erano i supermercati con la bandiera italiana che facevano parte di un circuito particolare che era di un amico che io conosco bene, che si era inventato questa idea attorno al 1982-83, in quegli anni là, e che aveva avuto un successo eccezionale perché praticamente faceva fare la raccolta di questi punti da tutti questi punti vendita consorziati in questo gruppo sotto la bandiera italiana. Mi pare che era il tricolore, si chiamava una cosa del genere. Non l'ho presente. E chi andava a fare la spesa al supermercato, al negozio, eccetera, ogni volta che andava a spendere gli davano dei punti, raccogliendo dei punti, proprio mettendoli in quelle raccolta punti, finché raggiungevano un certo numero di punti e c'erano tutta una serie di oggetti o addirittura anche di viaggi premio. Me lo ricordo perfettamente. E questa cosa è andata avanti 3 o 4 anni, ha avuto un'esplosione, un boom di presenza sul territorio enorme, almeno qui nel Lazio, me lo ricordo benissimo. Certo. Sulla stregua, mi sono ricordato, questo progetto era portato avanti da un signore che si chiama Franco Conte, adesso non mi ricordo bene, che è qui della zona, fra l'altro, e che abita a Loggiata, ha fatto un po' dei soldi. Sì, certamente. E con questo, insomma, con questa idea che era latente come esperienza in me, avevo contattato con un piano progettuale un po' più ampio, non quello di fare i viaggi premio, ma di permettere con la raccolta di questi punti che davano i supermercati, che avrebbero aderito a questo circuito che avevamo immaginato con questi intermediatori finanziari, e che raccogliendo i punti praticamente alla fine li poteva spendere direttamente questi punti dove voleva, esattamente il concetto dello check, esattamente, cioè invece che far dare gli check di resto davano questi punti tutti uguali, questi negozi che arrivano al circuito, e tu andavi in uno qualunque di questi negozi e li spendevi e allora questo progetto era già iniziato appunto nel 1994-95. E poi, quando mi sono reso conto della portata, perché adesso è complicato entrare nel dettaglio, non è quel caso, insomma, e neanche mi ricordo più bene, onestamente, però mi ricordo che questo progetto poi avrebbe portato un altro, dei possibili utilizzi di questa moneta, a buoni punto, era che con questi soldi ci si poteva pagare la quota di premio mensile di un'assicurazione familiare. Sì, bellissimo. Sì. Noi avevamo fatto questo progetto per fare questo, mi sono ricordato adesso finalmente. E quindi avevano anche una finalità utile, ma anche profondamente utile, non semplicemente scambio di beni di consumo, ma proprio una funzione effettiva. Ed era la funzione che avrebbero dovuto poi espletare questi signori che avevano al loro interno, nel circuito delle varie società che controllavano questi operatori
intermediatori finanziari e che avevano proposto una formula specifica di diciamo garanzia per la famiglia, con tutta una serie di tipologie che non sto qui a dire, e che era finalizzata a dare poi anche una formula di moneta a questi premi. Ecco, non so perché è uscito fuori questa cosa, non te l'avevo raccontata mai a te. No, sì, ecco. No, ormai in effetti è importante concettualmente, stiamo parlando di moneta alternativa, moneta complementare. Il concetto fondamentale l'ha espresso il professor Auriti, il quale ha detto: qualsiasi cosa tu la scambi a patto che ci sia quell'altro che te la prende. Certo. È il problema fondamentale. Quindi il problema oggi di creare una moneta alternativa all'euro, che è questo schifo di euro che ha rovinato l'economia italiana grazie al delinquente Ciampi, ad esempio. No, che vogliono santificare da subito. Sì, sì, appunto. Hai visto? Tutti sì, sì. Lì. Ho visto il telegiornale ieri o l'altro ieri quando è stato un florileggio di incensamenti, esatto. Odi addirittura sperticate. E serve appunto un infame che è più sì. Infame e difficile immaginare nel nostro periodo storico. Per copertura di quello che ha fatto. Tutte cose sono pensate, studiate, sì, ma no, alla faccia no, del la coglione. Gente non c'è cascata, perché nel sì. Minuto di silenzio che c'erano stato negli stadi in tutta la Serie A e Serie B ha preso fischi per tutto il minuto. Perfetto, perfetto. Questa non la sapevi. E no, non la sapevo e mi fa felice. La gente perché non è, siccome gli stadi... La gente va allo stadio ma sì. non ha buttato via il cervello. Esattamente. Siccome gli stadi rappresentano sia pure malamente una certa concezione ormai generalizzata, un'ideologia corrente, beh, tutto sommato sono felice, speriamo che ci sia la rivolta degli stadi, allora, e che non si continuino a tenerseli buoni con delle vittorie fasulle e fatte in certe varie partite che conosciamo perfettamente. Allora, per concludere, parliamo del 20 settembre, abbiamo parlato del fatto che i romagnoli non hanno partecipato alla spedizione dei 1000, intravedendo, perché è significativo, ma che c'era anche un'operazione di conquista. Ma in quella di Garibaldi... Del 67 sì, però. Cioè, 66-67, certo. Tutto era pieno dei romagnoli. E moltissimi sono morti, ovviamente, ma questo è un discorso a parte che potremmo dire un'altra volta, perché è interessante leggere un libro intitolato La storia dei garibaldini, dei repubblicani in Romagna, oppure La storia dei garibaldini in Romagna, dove non è che questi garibaldini poi in Romagna, nella gestione della vita pubblica, ci siano proprio comportati molto bene, ma comunque un altro aspetto. Noi vediamo nei garibaldini lo spirito avventuroso, lo spirito di lotta per la libertà, di generosità personale, per un ideale che comunque c'è, ecco, e che è stata la caratteristica vera di Garibaldi, che ne dicono gli altri. E se vogliono parlare di massoneria, ricordiamo in maniera molto chiara che se c'era un regime completamente in mano alla massoneria era una piemontese, no? A Savoia, ma era il regno delle due Sicilie. Ah, certo. Completamente in mano alla massoneria, tutti gli alti livelli alla massoneria, la camorra. Ricordiamoci che il buon Franceschielli, quando lasciò Napoli per rifugiarsi in Spagna, no, ma che Spagna, a Gaeta. La fase terminale, dici affidò l'ordine pubblico a chi? Al capo della camorra, il quale chiamò il capo bastone, a ciascuno diede la responsabilità dell'ordine pubblico del quartiere. Tanto è vero che quando Garibaldi arrivò trova tutto calmo, tutto normale, tutto pacifico, senza manifestazioni di caudio, perché si aspettavano che Garibaldi avrebbe aumentato... No, ma si aspettavano la Repubblica. No, a parte che si aspettavano la Repubblica, perché il movimento che era partito prima dell'arrivo di Garibaldi era composto da repubblicani, a cominciare da Rosolino Pilo, certo. da Crispi e da tutti questi. È stato uno degli ingannati più pesantemente. Appunto, si aspettavano questo e l'aumento, ricordiamo, l'abbiamo già detto altre volte, e l'aumento del numero delle ricevitorie dell'otto. Allora, adesso vediamo... Come adesso? Esatto. Come adesso?
li fai felici. Io vado in qualche tabaccaio, in qualche tabaccheria. È il tramonto dell'idea. Per pagare certi contributi, è pieno gente così che gioca sistematicamente a tutte le cose possibili. Si gioca il culo della madre. Esattamente, tutto si gioca. Allora, che vuoi fare? La vita è questa. Anzi, tant'è vero che adesso parlavano di fare le Olimpiadi a Napoli. Ai napoletani li manda in visibilio, li fa sognare, altro che partita del Napoli, altro che Maradona. Allora, parlando del 20 settembre, ci sono dei precedenti. I precedenti non ci possiamo leggere per intero, però c'è qui un bel articolo su uno degli ultimi numeri del Carabiniere che riguarda Sedan, perché pochi si rendono conto della contemporaneità. Che cosa è stata Sedan? Dunque, a Sedan sono stati sconfitti i francesi. No, ma è stata sconfitta anche l'idea della Francia, della grandeur della Francia. Esattamente, però comunque un'idea che è rimasta. Adesso io voglio leggere le ultime 10 righe di questo perché è molto importante. No, perché bisogna ricordare che la Francia è stato il primo paese in Europa, al mondo, ad essere uno Stato. Esattamente, uno Stato nazionale. Stato nazionale, certo. Sganciandosi, stato appunto, sganciandosi dal concetto di impero. Certo. L'impero è stato ricreato ovviamente da Napoleone e la vittoria di Sedan è stata voluta, pensa un po', come vendetta da parte dei tedeschi, soprattutto di Bismarck, per la sconfitta cocente di Austerlitz. Lo sai che andava a scopare a Biarritz? Faceva bene. E c'aveva l'amante a Biarritz. A me pare giusto, andava in carrozza. Allora, no, lì quando Napoleone III lo sappiamo, la stazione termale balneare più importante della Francia, che lui andava lì e aveva il palazzo reale, la pandanza, e qui i nostri amici possono vedere benissimo che c'è, eccolo qui, Napoleone III ormai sconfitto e ormai prigioniero. Ecco lì, un po' giù, un po' affranto. Proprio la questione che stava, non assieme, l'avevo visto. Sì, che stava assieme a Bismarck, eccetera. Eh sì, perché andavano a Biarritz assieme. Esattamente. Lui con la moglie, la spagnola. La spagnola. E lui con l'amante, Bismarck. Che era la famosa spagnola, quella spagnola che la spagnola... Eugenia. Samar così, notte e giorno, la notte e il dì, no? Certo. Che fu resa corruta. Eugenia. Corruta, dalla contessa di Castiglione. Allora, Eugenia. Sì, allora, ovviamente. Allora, ma il bello è questo. Gli ande rianda, dicevano alcuni in Toscana, i corsi e ricorsi. Allora, Sedan fu la rivincita di Austerlitz. La prima guerra mondiale fu la rivincita di Sedan e fu vissuta dai francesi. La seconda guerra mondiale fu vissuta dai tedeschi come vendetta contro i risultati, i patti di Versailles. Certo. Tant'è vero che durante e dopo... No, ma la storia va di cicli di 50-100 anni, non è che dopo le cose si scordano. Vero? Dopo la sconfitta tedesca del primo conflitto mondiale, il trattato di pace fu fatto a Versailles. Perché? Perché a Versailles... Era stato eletto imperatore il re di Prussia, eccolo qua se si può vedere. Capito? Quindi la Germania volle vendicare la pace di Versailles e conquistò in brevissimo tempo la Francia. Metà della Francia. Dopodiché non c'è stato più trattato di pace, sappiamo ancora che la Germania è in guerra con gli alleati. È trattata. No, ma il bello è che non è uno Stato, sì. Non è accreditato come Stato, esatto. Non ha uno statuto, non ha una Costituzione, non ha un armistizio firmato, non ha un atto di pace firmato. Cioè, la Germania non esiste. E vengono a rompere il cazzo a noi. E la riunificazione della Germania dell'Est, che avrebbe potuto... È stato un equivoco. Certo. È un equivoco. Perché, anche lì non si sono messi d'accordo i quattro invasori. Esattamente. Allora, i giochi erano fatti, l'imperatore è amareggiato, questo lo giusto. I tre invasori. Quali tre? Francia. Ah no, quattro, Francia, Inghilterra, Russia America. E America. Quattro, sì. I giochi erano fatti, l'imperatore è amareggiato, umiliato e afflitto da una dolorosa prostatite. Questo andava a cavallo, gli è venuta la prostatite. Certo.
certo. Figlio mio. Poi se lavavano. Scopavi poco. Purtroppo da riva. Aggravata dalle lunghe cavalcate da un fronte all'altro, chiese l'armistizio almeno sul fronte di Sedan. Quindi questa battaglia di Sedan è stata una battaglia enorme che ha coinvolto moltissimi fronti. E la battaglia è veramente una delle più complesse e più complete che siano mai state fatte e mai avvenute, anche per il numero di perdite, adesso lo leggiamo. Qui 89.000 soldati, il 69% degli effettivi iniziali dell'esercito francese, furono presi prigionieri. Mentre si trattava l'armistizio, e intanto Napoleone III si era dimesso, lasciando la Francia all'opposizione repubblicana. I prussiani marciarono su Parigi. Il re non si dimette, abdica. Sì, vabbè, lui si era dimesso, vabbè, lui no, non so che cosa. Lui, Napoleone III, era diventato imperatore per una serie di atti arbitrari, che adesso qui non ricordo bene. No, ma quindi, poi è lungo. Insomma, eccetera. Quindi il personaggio comunque ha lasciato un segno, anche se era negativo. Non mica tanto negativo, ha lasciato un segno perché la bella époque. Gli abbiamo dovuto cedere la Savoia, insomma, sì, non è stata una bella cosa. Ma in cambio di un intervento che se non avremmo vinto contro l'Austria, ricordiamocelo bene, il Piemonte ha vinto contro l'Austria nel secondo conflitto mondiale grazie ai francesi, nella battaglia fondamentale di Solferino e San Martino. E nella terza guerra indipendenza 1860 c'è stata la pace. Allora, appunto. Dove però c'è stata la pace mettendo di mezzo Venezia che non c'aveva niente a che spartire. Vabbè, comunque avevano la capacità. Guarda, lì era con Napoleone che si è fatto. Napoleone che ha svenduto Venezia, certo, ma ce l'aveva a morte con Napoleone I, non Napoleone III. Abbiamo vinto, per poi dire, contro l'Austria nella terza guerra di indipendenza 1866 grazie a Bismarck, se no non vincevamo, e quindi grazie alla triplice alleanza, ricordiamocelo bene. Comunque, i prussiani marciarono su Parigi e la strinsero in una morsa d'acciaio. Parigi però, affamata, decimata dalle malattie, ma galvanizzata dal nuovo regime popolare, non si arrese. Attenti, bisogna dire le date, resistette dal 19 settembre al 27 gennaio dell'anno successivo e giunse l'armistizio. Sì. In questo contesto nacque il governo repubblicano francese. Della comune? No, la comune viene dopo. Quando il governo repubblicano governato da Thiers e dai liberali, in questo governo sedeva al Parlamento, sedevano Garibaldi e il grande, uno dei più grandi scrittori della storia, che è Victor Hugo. Allora, siccome Garibaldi era già piuttosto anzianotto, ricordiamocelo bene. Dunque 1804. 1804, siamo nel 70. Aveva 68 anni. 66. Aveva 66 anni. 66. Con tutta la vita che aveva fatto, certo. Poteva essere anche invecchiato. Certo. E allora questi liberal liberisti del cazzo, i liberali di destra, quelle delle vicissitudini delle eterne restaurazioni, sfottevano di brutto Garibaldi al Parlamento. E allora Victor Hugo si lanciò fisicamente. Si è buttato dal palco. Contro di loro, e capito, si è lanciato, come capita spesso anche al Parlamento italiano, per fare a botte, però gli altri erano di più e l'hanno marmenato. E quello è un episodio molto importante. Ricordiamo poi che quando ci fu la Comune di Parigi, che si ribellava non contro i tedeschi. La Comune l'anno dopo. Che si ribellava non contro i tedeschi, ma si ribellava all'infame resa che aveva fatto il governo liberale di Thiers, poi la Comune aveva eletto. Non classifichiamoci male quando parliamo di Badoglio, c'è anche i traditori ci stanno dappertutto, esattamente. Quindi non ci facciamo del male inutilmente, oltre misura. Esattamente. Gli italiani sono traditori, giullari, un po' mandolinisti, sì. In Francia, in Germania, è uguale.
anzi, non parliamo della Germania, no, perché rompete il cazzo, adesso mi aveva detto, vengono qui la signora Merkel a rompere il cazzo con i diktat, sì, no, e tutti a far crollare i governi, sì, eccetera, a rompere il cazzo quando, a proposito di debito pubblico, di diciamo insolvenza delle banche, i problemi, esatto, delle loro stanno banche, peggio di no, la Deutsche Bank, ricordiamoci, solo la Deutsche Bank ha la bellezza di 53 mila miliardi di euro di debito che e non sarà in e di crediti esigibili. Questo per dirti, insomma, non ci facciamo del male inutilmente, gli altri sono peggio di noi. Esattamente. Se non noi solo, siamo... Poi la Merkel ha perso alla grande nelle ultime ieri elezioni, quindi non è nessuno. Certo. Anche se lo vogliamo vedere nell'ottica, certo, politica. Della politica. Allora proseguiamo. Allora, cosa è successo? Che la Comune di Parigi nacque come una rivolta contro l'infame, certo, contro l'infame resa. Tant'è vero che poi durante l'eroica... Quella che avrebbe potuto essere l'8 settembre italiano. Esattamente. Quando ci fu questa... Io mi ricordo un amico che è morto precocemente, che era un noto avvocato, il quale aveva studiato proprio queste grandi manifestazioni della ribellione. Ricordiamoci che la Comune di Parigi finì in una strage, furono massacrate una marea di persone, e durante la Comune di Parigi viveva a Parigi. Ed è lì che il grande il generale che comandò tutte le uccisioni, adesso non mi ricordo più come si chiama, McMahon, può essere? No, McMahon è stato a capo delle sconfitte di Sedan, sì, sì, può anche darsi che fosse anche mi pare sì, fatto... lui che fece fare gli sventramenti, sì, della Parigi attuale con la realizzazione delle grandi arterie centrali dove c'è l'arco.